Edoardo Vergani è uno degli ultimissimi arrivati in Casa Biancazzurra. Le prime impressioni, stai già da qualche giorno a Pescara, insomma, cosa pensi di questo ambiente e di questa nuova squadra? No, ho trovato un bel gruppo compatto, unito, con ambizioni, e che ha già obiettivi in testa e cerchiamo di portarli avanti fino alla fine. C'è stata la prima partita con l'Avellino, è arrivata la vittoria, tu non sei sceso in campo, pensi, speri di poter scendere in campo domenica prossima a Latina? Sì, certo, spero, mi devo far trovare sempre pronto, sono venuto qua per giocare, quindi spero proprio che già a Latina ci sarà occasione. C'è grande concorrenza in avanti, bisognerà lavorare, sudare ogni settimana per guadagnarsi il posto in campo. Certo, ma la concorrenza fa bene a tutti e non è assolutamente un problema. Arrivi da una piazza importante, calda come quella di Salerno, arrivi a Pescara dove c'è una tifoseria altrettanto calda, esigente nei confronti della squadra, ma che dà tanto calore e lo si è visto già nella gara con l'Avellino. Sì, sì, no, sicuramente il pubblico è una colonna importante anche per noi e sono rimasto stupito dalla nostra curva e dai nostri tifosi e spero che si sostengano fino alla fine. Sei arrivato a Pescara, potevi andare a giocare all'estero, almeno quello che si è letto negli ultimi giorni, hai però preferito rimanere in Italia e hai voluto fortemente Pescara. Sì, no, avevo diverse occasioni e alla fine, valutando anche col mio entourage, ho preferito venire qua e penso sia la scelta corretta. Parliamo allora di calcio giocato, domenica c'è questa partita con il Latina. Latina è stata la sorpresa del primo turno, andando a vincere a Foggia. Si preannuncia una gara difficile come tutte in questo girone. Sì, esatto, hai detto bene, tutte le partite saranno difficili e in base non dobbiamo neanche, secondo me, guardare troppo in faccia contro chi giochiamo, dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a vincere tutte le partite. L'obiettivo è quello di provare ad essere in alto in classifica da qui fino al termine della stagione. Certo, per forza.